rusting in the rubble, running to a faint. Need a brand new coat of paint. I found myself in trouble, thinking about what ain't never gonna be a saint. Saint float like an eagle, fall like the rain. Buongiorno a tutti. Allora, oggi, da come potete leggere dal titolo, un get ready with me mattutino con la nuova collezione di neve, la Grangelic, vedete, che è formata da 4 ombretti che io ho messo nella Z palette, 2 blush e 2 gloss, i vernissage, quelli che durano tantissimo, che sono questi. Allora, faccio una piccola premessa: difficilmente mi vedete indossare i vernissage, non perché non mi piacciono, perché rispetto agli altri gloss hanno una buonissima durata, cioè durano molto di più, però purtroppo io non riesco a tenerli su, nel senso, qualsiasi gloss non riesco a tenerlo su perché non posso fare la correzione del mio palpo, della mio palpebro, ma del mio labbro comunque, perché ho il labbro fortemente asimmetrico e con i gloss non posso uscire fuori. Prima di tutto perché si vedrebbe il bordino, come dico sempre, e anche se questi qui restano abbastanza fermi, non sbavano, comunque tendono a sbavare un po' di più rispetto ai rossetti liquidi o ai rossetti matte. Quindi questo è il motivo per cui io difficilmente utilizzo altri tipi di rossetti, tipo quelli più cremosi o i gloss, però ciononostante, per chi ama i rossetti, questi due sono molto molto belli, li ho testati entrambi, questo qui per tutti i giorni è veramente bellissimo, è molto simile a questa tonalità, e questo qui che è un po' più vivo è bellissimo per la sera. Detto ciò, vi lascio subito al video e ci vediamo al prossimo video. Buongiorno, nel frattempo mentre finisco il penultimo biscottino applico il solito contorno occhi. Lo so, è da scostumati parlare mentre si mangia. Contorno occhi di Bioficina Toscana anti rughe. Yogurtino. Amo questi qui di Vivo Meglio che compro da MD, che sono alla soia, anche perché so che noi donne non dovremmo mangiare molti latticini. Al di là di questo, sono buonissimi. Poi hanno poche calorie. A me piacciono quelle frutti di bosco, ovviamente, perché sono più dolciastri. Applico il mio solito fondotinta Liquid Flora nella colorazione 03. Allora, è un periodo che non sto applicando crema, perché praticamente mi sto lucidando moltissimo, è il primo caldo, quindi è anche normale, tra virgolette. Quindi appena metto un pochino di crema in più, mi lucido. Quindi ho risolto non mettendo crema. Lo so che è errato, perché io, cioè, dalla mattina alla sera dico... appena saputo che devo scendere prima di casa. Ottimo. Sto arrabbiando, sappiatelo. Cioè, io inizio a lavorare alle 9.30 e mi hanno preso un appuntamento con una cliente alle 9.20. Vuol dire che io devo stare alle 9 lì. Perché? Me lo dovete spiegare perché. Metto il correttore Custard di NARS e un pizzico di vanilla. Mi dovete spiegare perché. Io veramente ho seri problemi a capire perché c'è poco rispetto nel lavoro. Allora, sugli occhi applico prima questo matitone qui di Kiko, che è uno champagne, e poi successivamente questo qui in tutta la palpebra mobile come base ombretto. Questi sono matitoni ombretto che sono di edizione limitata e li reputo molto validi, quindi spesso li utilizzo anche da soli. Sono molto simili ai stick e shadow, quindi questo lo applico solo qui. Aspettate che abbasso gli ISO perché mi sembro un fantasma. Ecco, adesso sì, ho messo un po' altini.
Allora, quindi applico questo qui su tutta la palpebra mobile. E prima che asciughi, se trovo i pennelli. Allora, tecnicamente non dovete considerare questo colore perché adesso ci andiamo a tamponare l'ombretto che io amo di questa collezione. Allora, prima vado con vodka da un lato e lo vado ad applicare in questa zona qua. Successivamente vado con Wow, quindi giro il pennello, uso lo stesso pennello, che ha questi riflessi lilla blu, ma è spettacolare. Mi piace un sacco, veramente. Vedete, in realtà la base ombretto mi serve solo per far aderire il colore e mi fa impazzire questo ombretto su una base scura, perché ho notato che ha i riflessi più evidenti se lo applicate su una base scura. Dopodiché prendo il marrone che si chiama Date e lo applico nella piega palpebrale e un po' nella parte esterna e me lo sfumo. Come al solito, per ottenere una buona sfumatura dovete munirvi di due pennelli, con uno applicate e con l'altro pulito sfumate. Allora, trovo che questi ombretti siano pazzeschi, cioè sono tutti sfumabilissimi. Hanno solo un'unica pecca che ho constatato rispetto alle altre collezioni e che infatti vedete magari un po' qui, che sono un po' polverosetti, però obiettivamente, se li prelevate poco alla volta non vi spolverano sul viso e se applicate appunto un ombretto in crema di base vi dura tantissimo. Adesso vado all'interno della congiuntiva con questa matita qui, che è una matita burro di NYX, la 08, che è bellissima, guardate che bello, perché ha i riflessi lilla. Non so se rende in video, però allora, più che burro è una matita bianca quasi, quindi non vi aspettate la matita trasparente. A me fa molto piacere, ok, che comunque illumina tantissimo lo sguardo. E poi vado con la Fox Blacks, la 03 Midnight, che è un blu, sempre di NYX, che è bellissima anche questa. E la traccio come infracigliare. Poi liner. Sfumo questa parte esterna come se fosse un eyeliner, quindi non voglio dare proprio la puntina dell'eyeliner, però non voglio che finisca a metà. Mi porto un po' di matita anche sotto in questo modo e me la vado a risfumare. Allora, scusatemi se mi sono assentata un attimo telefonicamente, ma ho avuto una telefonata di mia sorella e ho applicato questo mascara qui, che attualmente è il mio mascara preferito, perché ogni volta che lo applico tutti mi chiedono se ho le ciglia finte. Uno. Due, mi incurva le ciglia e mi dà volume tantissimo, ed è il mascara Vamp che mi avete consigliato voi, però l'Extreme, perché ho sbagliato a prenderlo, ma in realtà mi piace tantissimo. Quindi adesso applico Uranus di Nabla, questa matitina qui per le sopracciglia. Siamo gli sgoccioli, praticamente. Da oggi mancano 19 giorni al matrimonio e che ve lo dico a fare, i casini che sono successi sono i casini, nel senso mobili, varie cose. Che ieri ho fatto il mio primo trasloco, cioè nel senso ho portato a casa nuova, perché è arrivata almeno la cabina armadio, ho portato a casa nuova i vestiti estivi e ho fatto una buttata generale di tutto. Avete quelle cose, addirittura è uscito fuori il Game Boy che non ho mai buttato, e niente, è venuta un po' di tristezza, perché poi ho visto tante di quelle cose che, tipo, avete presente foto di amicizie, cose che dici ma perché
ho perso così tanto tempo presso determinate persone. Sulle labbra applico un altro competitor, cioè anche questo mi piace molto per il giorno del matrimonio, che è Gemini di Jeffree Star, che è tipo androgeni però un po' più chiaro e forse anche un po' più pesca. Anche questo puzza. Questo è un bellissimo pesca. Ok, e questo è il look. E niente, questo è il look finito. Vi è piaciuto un sacco su Instagram, quindi ho deciso di riprodurlo. Io scappo. Vi do un grosso bacio e ci vediamo forse per il prossimo video da sposata, perché non so se avrò il tempo di registrarne altri. Vi avviso che appunto il 22 aprile, il giorno del matrimonio, molto probabilmente verso penso le 11, 11 e mezza del mattino, una mia amica farà una diretta live su Facebook per l'uscita del matrimonio, cioè devo ancora proporglielo se me lo fa, però mi piacerebbe appunto che anche voi foste leggermente partecipi di quel giorno. Niente, vi do un bacione e ci vediamo al prossimo video.